controlli di sicurezza divertentissimi. Tutti che suonano e tutti che vanno avanti lo stesso. Arrivati a Cancun, abbiamo lasciato giù la roba, siamo saliti nella barca e adesso andiamo a Isla Mujeres. Hola Andrea. Hola. C'è questa cosa, questo quadratino qua che è una figata, perché in barca ovviamente si appoggia il bicchiere e cade, ma questo è magnetico. È magnetico. La vita ragazzi, è caldissima. Comunque camminando ci sono tutti questi petiti che sono coralli morti che si staccano dal fondale e vengono a riva. Comunque è pazzesco come qualunque cosa tu stia pensando di dover fare, nel momento in cui stai per farla arriva qualcuno che la fa al posto tuo. Cioè se stavo pensando a prendere il mio asciugamano bagnato per portarlo in barca ed è arrivato lo skipper a prendermelo di mano. Bolsito de Dior quando sale y un blin blineo que hace que pite el detector de metales. El terror de la chale es un blon y botella y se van todos los males. Cayó la noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella aunque tire en un par. Quiere repetir la noche de la cable la original. Con ese flow, 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 flow. Primo approccio col mare dei Caraibi, molto positivo. Però tu sai di sopra bebe che lo nostro già lleva uno quanto mese e sin chiena. Allora sono passati un po' di giorni dall'ultimo video, però abbiamo fatto relax. Adesso abbiamo preso la barca e stiamo andando a Olbox, che è a 5 ore di navigazione da Cancun. Ed è un'isola senza segnale, senza alcun tipo di tecnologia più evoluta rispetto all'elettricità. Stiamo andando lì per visitare l'isola e anche per fare il bagno con gli squali balena, che sono in assoluto i pesci più grandi al mondo. Ci fanno firmare perché nel caso in cui moriamo sono tranquilli.